Da quando l'11 gennaio abbiamo annunciato il nostro no al futuro referendum costituzionale e il 30 gennaio abbiamo deciso di rompere gli indugi e tuffarci nell'avventura referendaria, sono sorti spontaneamente oltre 200 comitati locali in tutta Italia. Mentre l'appello degli intellettuali a opporsi alla riforma costituzionale e a sottoscrivere i tre referendum pubblicato su due quotidiani l'11 marzo ha già ricevuto quasi 140.000 sottoscrizioni. I politici qui presenti si ricorderanno che fino al 1981-83 era assolutamente pacifico che le leggi di revisione costituzionale dovessero essere omogenee, perché essendo omogenee affrontavano un problema e si poteva dire sì e no. Come si fa a rispondere a 5 domande con un sì e con un no? Lampi c'è. Lampi c'è con la sua consapevolezza e la sua forza. Consapevolezza perché sappiamo che non abbiamo di fronte una battaglia facile, ma sappiamo anche che bisogna respingere i facili ottimismi ed anche i facili pessimismi. Il degrado politico istituzionale nel quale ci troviamo, indiscutibile io credo, è in essere con la Costituzione vigente. La Costituzione non è mica cambiata già, non è cambiata, ma non ha impedito il degrado. Questo è un punto che per un costituzionalista diciamo è facilmente comprensibile, ma che non tutti colgono nella sua rilevanza, perché ci dice che non basta difendere la Costituzione con il no. Se noi ci fermiamo alla difesa della Costituzione e non abbiamo oltre, non andiamo oltre, noi non guadagneremo un passo rispetto alla situazione di oggi. Supponiamo che noi vincessimo adesso il referendum istituzionale a ottobre, quello sull'articolo ex articolo 138, poi vinciamo tutti i referendum sociali, però il prossimo Parlamento viene eletto con l'Italicum, magari con un piccolo comma che estende l'Italicum anche al Senato, che è rimasto in vita perché abbiamo battuto il referendum costituzionale. Ma secondo voi quanto ci mette il Parlamento dell'Italicum a fare una scuola peggiore della cattiva scuola che c'è oggi? O ad aprire la via a tutte le trivelle di tutte le multinazionali di questo mondo? La battaglia è veramente cruciale. Non possiamo in questo momento cedere alle ragioni della stanchezza, che pure è comprensibile, alle ragioni delle tante delusioni. Non su questa battaglia, non sulle battaglie referendarie, e io condivido pienamente ciò che è stato detto prima di me, i referendum sociali, il referendum per l'ambiente e il referendum per il no alla legge truffa e a questa, come è stata spiritosamente chiamata, difforma della Costituzione, fanno parte di uno stesso orizzonte, fanno parte di una stessa urgenza. Un giudizio politico sul fatto che il governo disincentivi la campagna? È molto grave ed è la conferma, al di là diciamo delle chiacchiere su Verdini, è la conferma che il Partito Democratico è diventato il partito degli interessi più forti. È inconcepibile per chi ha fondato il Partito Democratico un PD che invita a non partecipare al voto. È grave per il PD, ma è grave per la democrazia del nostro paese, quindi noi raddoppieremo gli sforzi per portare i cittadini al voto, perché è un loro diritto, perché è in gioco un pezzo importante del futuro, è in gioco il modello energetico, è in gioco la sostenibilità ambientale, è in gioco la salute, e quindi dobbiamo fare in modo che i cittadini siano informati. Credo che abbiamo bisogno di riprendere la parola. Le leggi che in questi anni sono state fatte dal governo, mettendo la fiducia, sono state tutte leggi che i cittadini non hanno mai potuto valutare, decidere, esprimersi, e le proposte anche di riforma istituzionale e elettorale non sono nuove, in realtà peggiorano la situazione attuale, tendono ad affermare un'idea autoritaria di gestione del potere.